consenso in sanità. Ci sono state diverse questioni che attengono alla tematica del consenso in ambito sanitario, o meglio l'applicabilità a partire da domani della clausola di cui abbiamo parlato velocemente questa mattina, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera H, che prevede che il trattamento di dati è necessario, di dati diciamo relativi alla salute è necessario. Per finalità di varie finalità tra cui possiamo far rientrare quelle che sono le finalità di cura e rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 3, cioè laddove il trattamento sia effettuato da soggetti tenuti a segreto professionale, eccetera, eccetera, questo trattamento, la base giuridica del trattamento non richiede in questo caso il consenso dell'interessato. Questo diciamo per noi è nel senso che invece il codice prevedeva espressamente che in ambito sanitario il consenso di interessato fosse sempre necessario anche per l'attività di cura. Ora si dice questa disposizione è applicabile. Beh, abbiamo detto se riavvolgiamo il nastro di questa mattina, le disposizioni del regolamento sono immediatamente applicabili, quindi da domani siamo nell'era del regolamento, quella norma è applicabile. Se noi guardiamo il decreto legislativo che verrà, almeno della bozza che conosciamo, non sappiamo se sarà definitiva, lo stesso prima il gruppo di lavoro, diciamo il gruppo degli esperti che aveva lavorato la prima bozza, poi anche le successive revisioni dove sono intervenuti, tanto per dire il Ministero della Sanità, finanche il parere dell'autorità reso l'altro ieri, questa diciamo, logica non è stata messa in discussione. Quindi, sotto questo profilo, questa attività diciamo, quindi potrà avvenire rispetto del regolamento anche senza più il consenso specifico dell'interessato. Ora però qui dobbiamo essere molto attenti nel dare questo messaggio soprattutto a chi di voi ha un'attività diciamo, di supporto, soggetti che operano in ambito sanitario, il discorso è un po' più sofisticato di così, nel senso che dobbiamo intenderci sulla clausola, io dicevo questa mattina. La logica del trattamento di dati sensibili è che il trattamento di questi dati non è ammesso, in generale è vietato, è ammesso solo nel paragrafo 2 in questi casi. Quindi nel momento in cui il legislatore europeo dice che il trattamento è necessario, dobbiamo intenderci che cosa si intende il trattamento necessario per l'attività di cura. Quindi diciamo che il perimetro effettivo di questa, chiamiamola così, nuova esenzione dal consenso non coinvolge automaticamente tutto, quindi siccome non c'è ancora modo, non c'è stato modo, del resto sapete che l'autorità, in base sempre al decreto legislativo, è chiamata ad adottare in questo specifico settore, sempre che resti ferma questa norma, un proprio provvedimento, misure e accorgimenti aggiuntivi, che però in sostanza il decreto legislativo esprime nel senso dell'introdurre nuove condizioni, ma probabilmente all'interno di quel provvedimento l'autorità andrà a definire che cosa si intende per necessario. Però a domanda rispondo, quella clausola, le clausole del regolamento da domani sono direttamente applicabili, quindi le norme nazionali eventualmente in contrasto, cioè quella del codice che dice che il consenso è comunque necessario, è una clausola incompatibile. Formazione.